Andiamoli a vedere, perché eccoli qui in acqua per questo doppio. Allora, in acqua 1 per quanto riguarda la Russia, Dmitry Kimlinin, Denis Pribil. In acqua 2 Svizzera con Mario Gir e Simon Schurch. Questa è una barca anche da tenere d'occhio, perché loro partecipano sempre alle grandi manifestazioni mondiali, olimpiade e anche europei. Poi altra squadra interessante, quella di Mindaug Grigonis e Saulius Ritter, la Lituania, Romano Battisti e Francesco Fossi. Poi in acqua 4 la stessa acqua di ieri, Simone Venier. Qui parliamo solo di gente che ha medaglie olimpiche che tu ben conosci, Agamennon in maniera particolare direi. Quindi altro due imbarcazioni di fatto delle fiamme gialle in acqua 4 e in acqua 5. Poi in acqua 6 ancora la Lituania con Aurim Adomavičius e Dominik Jančionis. Quindi possiamo dire che oggi è una finale ancor più veritiera, ancor più importante e probante dal punto di vista tecnico. Di ieri sono subito partiti bene i due azzurri. Occhio direi a questa barca che si vede, ovvero la Svizzera, con le canotte, tanto per essere chiari, rossi, i cappellini all'indietro, perché insomma loro sono atleti di spessore internazionale. Quindi sì, una bella barca quella svizzera, come avevi detto, già finalisti in Coppa del Mondo nel 2011-2012. Di sicuro da tener d'occhio alla loro destra Romano Battisti. Infatti adesso si è girato per guardare dove fosse l'equipaggio appunto svizzero, ma loro vengono fuori sul passo, Marco. Una volta distesi, una volta messa la partenza, cercano di tenere bene la velocità, e adesso infatti la loro pallina sta superando quella della Svizzera. Bella l'azione in questo momento di Romano, che riesce a interpretare quello che ti dicevo prima, azione orizzontale, bella la spinta di gambe, tutta sulle gambe, per poi dopo aprirsi bene con busto e braccia in finale. Ieri parlavamo con Romano proprio di questo, perché insomma Francesco Fossi, ovvero il prodiere, il secondo, quello senza cappellino, diceva: io ho tutto da imparare, no? con Romano Battisti. Parlando con Battisti, poi dopo gara gli abbiamo chiesto come si trovasse con Francesco Fossi. Dice: bene, perché insomma ti segue, non è semplice trovare subito un assieme dal punto di vista tecnico, un feeling, sa disciplinarsi, e questo direi importante, detto da un capovoga che giovane, seppur giovane, ha già vinto una medaglia molto importante come l'argento olimpico. È una barca questa che per forza di cose bisogna tenere in considerazione. Perché? Perché lo hanno dichiarato apertamente i tecnici, la Mura ha detto un doppio, un quattro senza, un quadruplo, soprattutto vedremo se ci scapperà un otto, ma insomma più in là. E poi perché bisogna anche fare i conti, questo lo dico io però, una mia intuizione, con il fattore economico. Quando poi ci sono pochi soldi, bisogna anche fare delle scelte precise. Non puoi avere una flotta, no, a 360 gradi che sia forte. Punti su delle barche che ti possano dare delle soddisfazioni, un po' come è stato fatto in altri paesi poi, non è che... Sì, bisogna tener conto di tanti fattori, come dicevi, ma fondamentalmente con il lavoro si riesce a tenere anche in società, quindi riuscendo a risparmiare magari delle risorse economiche, lavorare bene in società per poi dopo poter concentrare anche con minor tempo, concentrarsi sul lavoro fatto a casa, e quindi riportarlo anche qui a Pidiluco, dove si allena la squadra nazionale in vista delle gare internazionali. Intanto è gara vera questa, gara vera molto bella, vedete lì hanno messo la loro prua davanti a tutti da un pochino, i due delle fiamme gialle, Francesco Fossi e Romano Battisti. Alla sinistra del teleschermo invece vedete gli altri due, l'altra imbarcazione, quella con Simone Venier e Luca Agamennoni, compagni in barca nel quadruplo che vinse l'argento a Pechino, con Raineri e Galtarossa. Raineri che è nel quadruplo, Galtarossa che invece si è ritirato. Rossano è peraltro qua nei paraggi, l'abbiamo anche visto ieri, sempre un gran piacere di vedere un campione come Rossano Galtarossa, 6 giochi olimpici. 4:27 intanto sono passati con questa imbarcazione lì avanti, però con l'acqua 3, come si diceva, di Mario Gir e Simon Schurch, che non mollano. La Svizzera era ed è osso duro, vedremo cosa accadrà nella parte finale. È certo che questa era un bel modo per aprire questa seconda giornata del Memorial d'Aloia.
Sì, Marco, c'è da vedere anche la Lituania con Ritter e Griskonis, sì, che a mio avviso adesso stanno interpretando un buon canottaggio. Il vento adesso spira dalla sinistra delle imbarcazioni, un vento molto fastidioso. Quando si incanala qui dalla montagna per poi dopo entrare lateralmente agli equipaggi, è molto fastidioso, dà fastidio. Ma Romano e Francesco sono abbastanza rodati su questo, loro si allenano a Sabaudia, a Lago Ventoso, e infatti adesso stanno cercando di allungarsi nonostante il vento fastidioso. Ed eccolo qui, insomma, l'inseguimento della Svizzera, che però non molla rispetto all'Italia. Un secondo quasi di vantaggio per Francesco Fossi, per Romano Battisti e Francesco Fossi. Attenzione, perché però la Svizzera sembra sia all'attacco. Siamo di fatto negli ultimi 250 metri da poco, con 5.39 il tempo. Questo vento si fa sentire, è un vento che certamente può creare problemi nella parte finale, rafficato rispetto a ieri. C'è questa differenza: ieri è vero che era tutto coperto, ma di vento neanche l'ombra. Oggi si è aperto, portando via le nuvole, è arrivata una brezza che può dare fastidio, ed ecco la linea dell'arrivo, dove tra poco vedremo come andrà. L'importante qui è non mollare, perché è vero che la Svizzera tenterà l'attacco nella parte finale, ma bisogna resistere. E anche qua si vede a che punto è la barca, direi che sta tenendo alla grandissima negli ultimi colpi. Sì, stanno reagendo negli ultimi 200 metri, adesso il vento è diminuito, perché qui il campo di gara viene riparato da una fila di alberi che c'è alla sinistra delle imbarcazioni. Ma è bella la lotta, perché l'Italia ha risposto alla grande. Alla grandissima, bravo Romano Battisti e Francesco Fossi, veramente alla grandissima hanno risposto ai lituani, che non hanno mollato. La Svizzera è un po' esplosa, un po' scomparsa nell'ultima parte, dopo un grande avvio, e qui molto molto bene. È ingannevole chiaramente l'immagine, perché hanno un bel margine, eccolo qui. Infatti, mezza imbarcazione di vantaggio per l'Italia sulla Lituania, la quale bisogna fare un applauso anche in questo caso al Giovanni Postiglione, perché Postiglione è direttore tecnico della Grecia, ma è anche consulente della Lituania, della Russia, e anche lì sta facendo un grande 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 lavoro. E anche in questo caso si vede Francesco Fossi convincente ieri, convincente oggi. Questa barca va, funziona in queste prime uscite, in queste prime due battute. Raffaello, al di là del dato, ripeto, meramente sportivo della vittoria, ti chiedo però, nell'insieme, questo gesto, questa imbarcazione sulla quale comunque si punta, sulla quale c'è ovviamente curiosità, soprattutto direi su questa e sul quattro senza, veramente da atleta, cosa hai visto? Che impressioni ti ha dato? Ma una bella barca. Qui adesso vediamo proprio al rallentatore l'azione dei due ragazzi, vediamo come riescono a interpretare questo canottaggio molto orizzontale, bassi sulle spalle, cercando il più possibile di non dare sussulti alla barca in verticale, quindi soltanto spinta all'indietro. La barca ha bisogno di questo, non deve assolutamente dare beccheggio né la poppa né la prua. Loro sono degli atleti preparati, degli atleti che si allenano duramente, sono molto determinati e molto seri, non lasciano nulla al caso. Francesco sta maturando, Romano si è laureato vice campione olimpico, quindi comunque conosce cosa e sa cosa fare per far andare forte questa barca. Ed eccolo qui Romano Battisti, capovoga del nostro doppio. Dietro di lui chiaramente Francesco Fossi, con il quale si è riusciti a fare veramente un grande grande lavoro. Pian piano una barca che crescerà ancora dal punto di vista tecnico, che ha dei margini. Quest'anno, ne parlavamo anche ieri, insomma, il menù dal punto di vista degli appuntamenti è ricco assai. Sì, ha ancora dei margini, come dicevi, una barca che può crescere ancora, perché hanno la possibilità di poter incrementare. L'inizio della stagione è questo, da qui in avanti si può solo migliorare. Il programma di allenamento è fatto apposta per incrementare la performance da qui alle prossime gare internazionali, fino ad arrivare ai campionati del mondo. Quindi io credo che siamo su una buona strada per quanto riguarda questo doppio. Francesco Fossi, che ieri con la punta mi trovavo bene, con la coppia più di fatica, ma lui è un talento, come dicevamo ieri, forse fisiologicamente l'atleta più dotato che abbia mai avuto la squadra azzurra,
riuscito a fare il record al remergometro, quindi all'indoor rowing, facendo segnare un tempo veramente strepitoso a 5.43 per chi non conoscesse bene i tempi. In ogni caso un tempo molto molto, molto, molto veloce, molto basso.